È mio, è mio. No, okay, no. Ok, allora, conosci te stesso? Conosci te stesso? Va bene l'audio? Ok, conosci te stesso. Noi prima ci siamo raccontati cosa vogliamo. Adesso io vi chiedo, conosci te stesso? E voi mi direte, ma ci fa proprio un passo avanti, poi un passo indietro, quello che è. Ma intanto io vi ho detto di vedere bene. Sentire, ascoltare bene quello che voi volete. Qualcosa che sia fortemente stimolante per voi, che vi abbia spinta propulsiva, che vi porti in avanti, che vi attiri al cambiamento, ad imparare cose nuove. Però ovviamente non possiamo far finta di così spuntare come funghi dal nulla. Abbiamo una nostra storia, abbiamo dei nostri valori, abbiamo delle nostre competenze. Abbiamo esperienze, situazioni, tutto quello che è. Per cui è importante all'interno di questo percorso di cambiamento conoscere se stessi. È come se uno intendesse intraprendere un lunghissimo viaggio e non si preoccupasse di portare il meccanico, al meccanico la propria macchina, a fargliela vedere, per vedere se va tutto quanto bene o se c'è bisogno di fare qualcosa. Va bene, o c'è bisogno di fare qualcosa. Quindi capiamo se va bene o c'è bisogno di fare qualcosa rispetto al viaggio che dobbiamo intraprendere. Quindi perché è importante? Definisci il tuo punto di partenza. Acquisisci anche consapevolezza rispetto a quello che poi ti piace realmente fare, alla tua passione, ai tuoi desiderati. Perché ti interrogi su chi sei, su cosa vuoi realmente. Identifichi dove migliorare e su cosa sviluppare un piano d'azione rispetto ai tuoi obiettivi. Ci saranno degli statement, delle affermazioni su cui voi starete, avete un effetto, avranno un effetto potenziante, altri in cui se io voglio andare all'estero, bellissimo obiettivo, ma non conosco l'inglese, non è che non vado all'estero. Cosa faccio? Vado a fare un corso. Però non posso far finta di non interrogarmi se vado in Inghilterra e poi, vabbè, se vado a fare il turista va bene, tra gesti, cose, eccetera, c'è un po' di italiani, a Londra c'è una caterva, va bene. C'è un cambiamento più duraturo, ti devi interrogare, ovviamente, se tu hai la possibilità di sostenere quel cambiamento. Sei facilitato nel capire se un'opportunità si addisce alle tue capacità e attitudini. Oggi il tema è l'asticella, l'altezza dell'asticella. Sia che ci si trovi nel mondo dei rapporti personali, sia che ci si trovi nel mondo del business, non è che hanno chiuso gli stadi di atletica leggera. Chi sta nel business ci vive ogni giorno, non è che non fa business più perché c'è la crisi, perché qua e là i mercati, via dicendo. No, i mercati sono aperti. Le aziende, alcune vivono, alcune prosperano, molte sono decotte, forse un giorno cambierà, però cos'è? Si gioca ancora, si salta ancora. Cos'è che è cambiato? È cambiato l'altezza dell'asticella. Non è che non si salta. C'è gente che riesce ancora a saltare anche se l'asticella è più in alto. Perché saltano? Tu riesci comunque anche tu a saltare? O devi cambiare gioco? O devi cambiare gioco. Può anche farti questa domanda. Devi cambiare gioco. Non tutte le relazioni sono sanabili. Non tutti i dipendenti sono motivabili. Non tutti i business sono prosperi. Alcuni non è che sono perché tu sei un. Non, altri. Alcuni business sono chiusi, sono morti. Ti puoi assumere la responsabilità del fatto che non hai sentito. Che non hai gestito il cambiamento, per cui dalla pellicola non si è passato al digitale. Ah, la pellicola ormai è morta. Bisogna, quindi è importante che in tutto ciò, ovviamente, saper bene anche poi del business dove si pone l'asticella. Questo però è un tema di modelli di business, di posizionamenti. Sarà un'eventuale altra occasione. Quindi chi sono?
chi sono nel lavoro, chi sono nello studio, nella relazione con gli altri, nel modo di fare, nel modo di essere. Chi sono io? Sono simpatico, accurato, perseverante, ambizioso, creativo, debole, arrogante, cinico, un bastardo dentro, non so com'è. Beh, c'è uno che ad un corso disse: quali sono i tuoi punti di forza? Mise al primo posto il cinismo. Vabbè, però non c'è stato tempo per farglielo spiegare. Vabbè. Sei estroverso, introverso, sei una persona dipendente, indipendente, triste, arrogante, caparbio, discontinuo, accurato, sì, accurato. Allora, anche qui, questo è un'interrogazione che dovete fare a voi stessi, ovviamente, no? Questo conoscete, è un'esortazione a voi stessi. Il piglio che dovete avere non è quello del giudice, dovete raccogliere anche dei feedback, cioè dovete accettarvi per come siete, perché se il tema è io faccio questo esercizio qua e poi stile flagellante mi do pure addosso, non andare da nessuna parte. È importante accettarsi per quello che si è, e poi da ricambiare ovviamente se si ha necessità di cambiare, però l'importante, la prima cosa è accettarsi e prendere coscienza che si è così, punto, perché sennò si rischia di entrare in dei loop di autoflagellazione o di iperottimismo, mettiamola così, che poi non possono portare, rischiano di portare da nessuna parte, rischiano di portare più danno che beneficio. Cioè, logico che non bisogna essere dei giudici, però ovviamente bisogna essere in grado di capire se si è così. Poco da fare. Cioè, è inutile dire, io voglio andare a fare un bellissimo business, voglio fare 1 milione di euro quest'anno, il prossimo mese, però sono così. Che mi sto raccontando, Domenico, no? Domenico, giusto? Dov'è? Che mi sto raccontando? Mi sto raccontando una balla grande quanto una casa. Se io sono così, però mi vedo così, c'è qualcosa che non va. E secondo me, attenzione, il qualcosa che non va, se ve lo devo dire tutta, io lo leggo così, sono delle opportunità che perdo. Cioè il fatto che io non mi veda realmente come sono delle opportunità che sto perdendo, perché potrei avere invece la possibilità proprio di potenziare i miei punti di forza, migliorare i miei punti di debolezza e quindi fare ancora di più, fare ancora meglio. Però se mi vedo così, in modo distorto, se io mi racconto che sono il più figo della compagnia e quando sto nel bar nessuno mi parla, c'è un problema. Se io non riesco a vedermi e lo specchio è appannato, significa che c'è una marea di interferenze riguardo a chi sono io. L'obiettivo qual è di questo esercizio? È quello di acquisire consapevolezza. Consapevolezza di ciò che si è. Perché da lì si parte. Perché da lì partono poi tutte le azioni necessarie a raggiungere i nostri obiettivi. Voglio andare in Inghilterra? Baseline, punto di partenza, non conosco l'inglese. Che significa? Metto da parte? No. Significa che devo agire in modo diverso. E così su altre cose. Sono un'azienda che ha sempre lavorato sul mercato interno e voglio esportare. Non ho nessuno, che faccio? Non conosco nessuno, non ho un commerciale all'estero. Che faccio? Significa che non esporto? No. Baseline, non ho un commerciale all'estero, non ho al momento. Quindi che significa? A questo punto devo fare un piano d'azione che parta da lì, che mi disegni i presupposti. Per cui occorre lavorare su 4 blocchi. Questi qua sono i punti di forza, cioè i punti in cui voi vi sentite forti. Boh, io sono una persona empatica, io sono una persona socievole, sono uno accurato sul lavoro, uno che si prende cura degli altri. Weaknesses, punti di debolezza,
sono una persona superficiale, sono una persona cinica, sono un timido, perché poi ovviamente questo esercizio viene dopo gli obiettivi. E un timido può essere un punto anche importante se qualcuno è nel commerciale. Se qualcuno sta nel mondo del commerciale ed è timido, c'è un problema. Se qualcuno è una persona molto estroversa e sta in amministrazione, c'è un problema. Che cazzo sta a fare un estroverso in amministrazione? Sono due figure che non quagliano, l'estroverso con l'amministrazione. Non perché io sono un ragioniere, quindi non perché noi due siamo delle persone tristi per definizione, però è logico che ad una persona che fa un lavoro da back office è richiesto un certo tipo di attitudine. Allora mettere un estroverso, uno a cui piace tanto la redazione, metterlo dietro una scrivania a scrivere fatture. Sol perché non ha fatto un cazzo di corso di vendita, ma mandatelo a fare un corso di vendita e buttatelo sul mercato. E le fatture fate registrare a qualcun altro. Le attitudini sono più importanti delle capacità tecniche, delle abilità tecniche oggi attuali, perché quelle te le puoi sempre formare. Mandi un corso, un buon formatore, ci metti un coach in azienda, un consulente e te le formi. Però far diventare un timido estroverso, beh, lì c'è da sbattere la testa contro lo spigolo. Se una persona deve vendere e non sa come vendere, perché sta lì in attesa che gli caschi la vendita dal cielo, è un problema. È un problema che lo si può superare con un buon corso di tecniche di vendita. C'è delle persone che sono nell'animo ben predisposte alla vendita. Sono altrimenti, se tu hai una persona in amministrazione, cazzo, che scalpita, che ti esplode, lì diventa un problema. Quella è una persona che si è destinata a perderla. Ecco, queste sono, come dire, l'applicazione pratica di sta roba, è fondamentale nel business. Se qualcuno è un neolaureato e non conosce i punti di forza, i punti di debolezza, sappiate che sono le tipiche domande che vi faranno i colloqui di assunzione, perché i recruiter, cioè quelli che fanno i colloqui di selezione, sono persone che hanno scarsa fantasia e queste due domande sono ormai da 10 anni che le fanno. Per cui chi è alla ricerca di un posto di lavoro e non fa questo esercizio qua è un imbecille. E non per colpa del recruiter, per colpa sua. Applicazione pratica di questo esercizio che non è una cosa così. Fiso su filosofia e benvenuto il santone con l'imposizione delle mani. No. Applicazione pratica. Opportunità. Quali sono le opportunità che vedi? E quali sono, di rimando, i vincoli che puoi avere dall'esterno? Voglio andare a lavorare a Roma, vincolo, sono sposato. A quel punto che faccio? Ci rinuncio, posso anche rinunciare, posso decidere di lavorarci su per rimodulare la cosa, posso decidere che è accettabile. Dipende dalla situazione personale, eccetera, eccetera. Quindi, quali sono i vostri punti di forza? Quali sono i vostri punti di debolezza? Quali sono le opportunità che voi intravedete e che tendenzialmente, avendo fatto l'esercizio anche degli obiettivi, dovrebbero più o meno combaciare con gli obiettivi, però sentitevi ovviamente liberi di cambiare il tutto, no? Perché ovviamente questo è un percorso che stiamo spezzettando, frammentando, no? Quindi, non è un discorso, quindi sentitevi voi liberi di rimettere poi tutto quanto in discussione e una volta tornati a casa per rifare ex novo tutto l'esercizio come se lo faceste per la prima volta. Quindi, e quali sono poi i vincoli? Quindi, punti di forza, punti di debolezza attengono più che altro alla vostra sfera personale, individuale. Opportunità e vincoli più che altro alla sfera esterna, tutto ciò che vi circonda. Punti di forza ed opportunità è ciò che vi spinge verso l'obiettivo. Punti di debolezza e vincoli è ciò invece che vi trattiene da raggiungere l'obiettivo. Si legge così. Si legge. È molto importante in qualunque ambiente voi lavoriate. In qualunque ambiente voi lavoriate. Voglio avere una promozione di carriera, voglio diventare un team leader, ma ho scarse capacità relazionali. Ci si può lavorare su, però è inutile dire voglio diventare un team leader, un leader, se poi non curi le tue capacità relazionali, non ti accorgi che sono tra i tuoi punti di debolezza anziché tra i tuoi punti di forza.
Ah, pure due. Quando si parla di punti di forza e punti di debolezza, cioè agire su punti di debolezza in alcuni casi può diventare, cioè si può diciamo, capovolgere la situazione per diventare dei punti di debolezza, dei punti di forza, o generalmente non succede questo? Che ne so, un commerciale timido, però diciamo, lavorando sulla timidezza, perché magari la timidezza può essere anche dovuta a una capacità di empatia in relazione al cliente, però non a altri tipi di blocchi, cioè, come posso dire? Oppure ci può essere anche un commerciale No, bravo che ho capito, non. però no, non ti rispondo. Allora, come vi dicevo, non ti rispondo veramente. Come vi dicevo, questo qui rappresenta il vostro punto di partenza, ok? Quindi guardate l'esercizio non né con lo spirito di pensare di essere Arnold Schwarzenegger a Mister Universo, né con lo spirito. Vengo male, ho fatto male il cattivo esempio, mi sono autovergognato. Né l'esempio né l'essere contrario, c'è cioè uno spirito di autoflagellazione. Ricordatevi che in tutto ciò dovete sempre comunque cercare di raccontarvi in termini positivi. Non ce la farò mai. C'è cioè una serie di considerazioni, dice, cazzo, ma guarda un po' quanti punti di debolezza ho, non ce la farò mai. Cioè, ricordatevi che bisogna sempre avere fiducia in voi stessi. Ricordatevi che tutto ciò di cui avete bisogno è già dentro di voi come motivazione, come spinta al cambiamento, come propulsione personale. Per cui non può esservi d'ostacolo un cazzo di corso d'inglese. Ma vattelo fa questo inglese. Non ho soldi, non hai soldi, affittati un DVD e te lo metti in lingua inglese e pian piano cominci con i film della Walt Disney che sono più semplici e man mano cominci a imparare inglese. Scoprirai da solo che ci sono n.000 modi per imparare l'inglese. Ormai tutti i televisori hanno il digital e vanno sui canali anche esteri. Mettiti sul telegiornale della BBC. All'inizio non capirai nulla, poi man mano comincerai a capire qualcosa, eccetera, eccetera. C'è un mio amico, dirigente di altissimo livello di società quotate, che conosce cinque lingue, scusate, e le ha imparate tutte e cinque, le parla bene, attraverso il DVD dei film, senza fare corsi. I corsi costano una botta, i DVD costano di meno. E comunque ti vedi un bel film. Ci capisci poco all'inizio, però a mano potete imparare pure a memoria. Ok, sono il vostro punto di partenza. Allora, io direi, prendetevi 5 minuti, un po' per provare, non so, non dico a scrivere le cose, perché l'esercizio è un po' lunghetto, però provate un po' a pensare oggi quali sono i vostri punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità, i vincoli. Se volete scrivetevi pure, però ripeto, il tempo è poco, per cui provate un po' a fare mente locale, concentratevi su questi quattro blocchi. Rispetto a un obiettivo in generale, a se stessi. Allora, i punti di forza e i punti di debolezza tendenzialmente ti direi farli quanto più aperti possibile Rispetto a sé. rispetto a sé. Perché nel fare questo esercizio voi potreste pure scoprire che forse l'obiettivo che vi eravate prima immaginato potrebbe essere anche variato, potrebbe essere aggiustato, perché scoprite di avere un qualche talento in più, scoprite che quell'obiettivo va bene, ma che dovete fare un qualcosa in più per raggiungerlo. Oppure forse che vi raccontavate, che pensavate, che vi raccontavate internamente, nel vostro dialogo interno, prima, così talmente sfigati che nel momento in cui dovete, di fronte all'evidenza delle cose, dici, beh no, forse poi così male non è, forse riesco a fare un passo in più rispetto a quei 10 passi che avevo preventivato, forse riesco a fare pure l'11° passo. Ecco perché l'intero percorso di coaching
nell'intera vita è un continuo domandare, chiedere e rispondere intanto a se stessi, con gli altri, il lavoro, tutto quello che volete. Domande? Ma anche nei rapporti personali, lascio correre troppo le cose, è sempre qualcosa che, a cui bisogna stare molto attenti. A meno che non si vuole fare, non so, deve essere proprio, l'obiettivo è quello di essere flagellato, insomma, quello di essere l'obiettivo. Opportunità con mettere il disattivare l'abbonamento Sky. Tutto bene? Okay. No, se ti è utile almeno senti, se non ti è utile vabbè, allora non. L'hai fatto e l'hai anche scritto? Te lo sei solo raccontato? E prova questo passaggio, non dico qua, ripeto, qui, non qua, perché è un esercizio lungo, prova anche a scrivertelo, perché sennò posso dire, finché uno le cose se le racconta e poi non le mette mai all'evidenza della carta, è un po' come dire, faccio un piano finanziario, un piano industriale di un'azienda, mi racconto che voglio fare il doppio del fatturato, però poi non scrivo come, non definisco come, non faccio un budget, non faccio un forecast, non parlo con i miei dirigenti, non, che è? Non lo fa adesso però, fallo con calma, se sa già come farlo, fallo con calma, però fallo, ti consiglio di farlo. Poi, bene, andiamo avanti perché, questo ripeto, ricordate i punti di debolezza, i punti di forza, opportunità e vincoli, non per limitarvi ma per capire bene che strada fare. E poi ci sono sti signori CSI Miami, New York, questi qua. New York, no, è vero, vabbè, però sono cugini, c'è quello rosso, è vero. E poi ci sono sti signori qua CSI New York. Allora, qui nessuno ha commesso delitti, io dico, non lasciate la strada, oppure c'è tipo corso con l'assassino, scoprite, adesso si spegneranno le luci. Allora, se vogliamo aggiungere un livello di complicazione ulteriore, di giusta complicazione a mio avviso, rispetto alle cose che vi siete scritti come punti di forza, punti di debolezza, come specialmente alle cose quelle un po' più limitanti, quelli che vi limitano, perché poi molto spesso quando uno ci si mette dice voglio cambiare, non so come cambiare, e poi a quel punto lì cominciano a tirare fuori tutte le tare possibili e immaginabili, si sente responsabile anche della seconda guerra mondiale, anche se non è nato, cioè tutta una serie di cose del genere, a volte accade, perché poi quando uno dice voglio cambiare, poi cominciano a raccontarsi, noi siamo abituati a raccontarci in negativo, no? Quindi anche lì siamo. Quando poi siamo cattivi giudici di noi stessi, anche perché non dovremmo giudicarci, però quando dopo ci mettiamo a raccontare noi stessi, quando sblocchiamo, abbiamo il cancello, e per aprire il cancello significa prendere carta e penna e scrivere, perché finché se raccontiamo poi le cose non escono fino in fondo, lì poi rischiamo di flagellarci eccessivamente. Perché CSI New York? Perché, secondo voi, ho messo questa slide, questa immagine? Trovano sempre una soluzione.
cosa, e vanno alla ricerca di? Di prove. Indizi per creare delle prove. Il passaggio successivo per fare bene quell'esercizio là è che accanto ad ogni punto di forza, ogni punto di debolezza, oppure rispetto ai vincoli, ripeto, le opportunità già dovrebbero fare abbastanza scopo con i vostri obiettivi tendenzialmente, quindi già vi siete già raccontati prima, mettere delle prove, delle evidenze pratiche. Perché questo? Perché a volte vi raccontate male. Io sono una persona scontrosa. Spiegami, raccontami perché sei, secondo te sei una persona scontrosa. Sì, perché con il mio collega ho un brutto un brutto rapporto. Ok, raccontami quando, un esempio, raccontami quando ho avuto questo, un esempio di brutto rapporto. No, giusto ieri, eccetera, eccetera. Io gli ho detto, eccetera, eccetera. Ok? Perché è successo questo? Perché lui si era comportato in un determinato modo? Ok? Altra domanda aperta. E con gli altri colleghi come va? Bene. Boh, allora, scusa. Cioè, non so quanto cazzo importante sia il tuo collega. No, era un pari grado. Però non puoi dire di essere scontroso sul lavoro se con 99 stai bene e con uno solo di c'è un rapporto di dialettica accesa. Boh, ok, allora, capiamo il perché, eccetera, eccetera, però da lì a dire di essere scontroso con tutti, di essere un tipo scontroso, perché poi andiamo poi per tipologie, no? Poi cominciamo a fare a raccontarci le verità assolute. Io sono scontroso. Cazzo, meni tutti, mi devo allontanare quando mi parli. Io penso di non farcela. Ma quando è che non ce l'hai fatta? C'è stato un momento nella vita in cui ce l'hai fatta? No, in questa cosa no. No, non in questa cosa, in qualunque altra cosa. Racconti un momento in cui tu ce l'hai fatta. Non troverò mai lavoro. Raccontami quando hai superato l'esame in università. Come ti sentivi? Ti sentivi bene? Perché adesso vai a fare i colloqui di lavoro con un atteggiamento demotivato? Perché? Perché pensi di non aver successo? Pensi di non poter essere assunto? Pensi che nessuno venga assunto nel mondo? È logico che se vai già con un atteggiamento demotivato, il selezionatore già se ne accorge. Perché privarti di un'opportunità? Non hai mai avuto successo? Ho preso un 30 e lode, ripensa a quel momento lì, ripensa allo sguardo del tuo professore, ripensa agli apprezzamenti che hai ricevuto, ripensa alla tua migliore vendita quando sei in un momento di difficoltà e non stai vendendo, e recupera come se fossi un albero linfa vitale che ti scorre dal terreno e ti sale su. Cazzo, ce l'ho fatta. Non riuscirò mai più a fare quella vendita. Questo è il caso di quelle persone che fanno il botto e poi scoppiano. Perché? Perché non riescono a mantenere vive quelle emozioni, quel sentire, il vissuto di quel momento, quelle immagini, quelle voci. E a quel punto lì si raccontano, non accadrà mai più. E mollano. Quindi le prove sono molto importanti, sia per demolire ciò che credete sia il ce la farò mai, sia per andare poi anche a ripescare situazioni importanti da riprendere. Io sono una persona indecisa. Poi aveva in un altro momento della sua storia, della sua vita, gestito uno stabilimento balneare. Allora, tu oggi sei indeciso perché non sai che business che stai a prendere, ok? Però sei indeciso per definizione o ti è andata di culo quando hai gestito lo stabilimento balneare? No, andava bene. Poi cazzo, no, andava bene. E allora perché non ricordi quel momento lì? Perché non ricordi quel momento lì? Ovviamente tirare la linea dell'indecisione, del dubbio, della paura all'infinito ti porta a bloccare.
non c'è peggior cosa di un venditore che ha paura di vendere. Cioè, non c'è peggior cosa di un venditore che ha paura dei giudizi del cliente. Un imprenditore, un venditore dovrebbe essere affamato di giudizi. Affamato di giudizi. Se no non cambia. Non cambia. Allora, perché sennò poi pensa che io ce l'ho con lui, e invece non è vero. Aspettiamo, aspettiamo che si... Finiamo, finisci di scrivere. Stiamo tutti quanti osservando, poi finisci di scrivere, ti preoccupare. Ha finito? Sei sicuro? Allora, eccellere nei punti di forza o trasformare le debolezze in punti di forza. Tu cosa sceglieresti? Cioè? Eccellere nei punti di forza. Poi qualcun altro? La seconda? Trasformare le debolezze. Come dice io sono così, sono colato, trasformarle. Come bisogna trasformarle? No, ma lascia stare, trasformare questo è un altro punto. Tu, come linea di principio, come ti Come vedi? linea di principio, Epidermico, no, no, epidermico. l'epidermico è trasformare le debolezze perché ti rende più capace di, diciamo, di ponerti in contatto. Quindi per me è meglio trasformare le debolezze in punti di forza. Per logica di cose così. Perché se io ho dei punti negativi dentro di me, devo cercare di farli diventare punti di forza e quindi essere più forte, cambio atteggiamento, cambio strategia, cambio tutto quello che prima ho sbagliato, cioè quello che dentro di me era un punto debole. Anche se è più faticoso, perché cercare dei punti di forza è una cosa che oramai uno ce l'ha il punto di forza e quindi non fa altro che rinforzarlo di più, Però se non lo diventare più. sfrutti, cioè se non, non lo vai a coltivare, a crescere ancora di più, rimane magari un punto di forza. Cioè uno secondo me deve giocare più sulle capacità che ha, non andare a creare capacità da ciò che non ha. Cioè uno economicamente, per esempio, sarebbe più dispendioso fare una cosa più difficile piuttosto che una cosa più semplice. Però se tu hai delle debolezze e non vai avanti, e quindi sei una persona forte però non si sente Se bene, senti, quindi devi cercare se vuoi di fare migliorare qualcosa di quei punti più, dove magari non devi è... schiavo, Ma migliorare, però non, come dire, focalizzarsi su modificare le debolezze e lasciare stare i punti di forza, cioè uno dovrebbe secondo me andare avanti sui punti di forza. diventa un banco di prova, no? Cioè se io cerco di trasformare le debolezze in punti di forza, devo provare per migliorarsi. Vi racconto come la penso io. Balotelli, il nostro giocatore, è un attaccante, giusto? Quanto lo valutate come attaccante? Da 1 a Da 10, 1 a 10. 7. 7. Come centrocampista? Come difensore? Come portiere? Sì, portiere sì. Quindi sul punto di forza. Punto di forza è questo qua. Punto di estrema debolezza è questo. Lui dove, come dovrebbe lavorare? Su cosa dovrebbe lavorare? Allora, tendenzialmente la risposta. No, posso prima dare una... perché voglio fare anche una premessa. Allora, ovviamente questo che sto dicendo, ma tutto ciò che vi sto dicendo, ovviamente, è, come dire, sono dei pensieri, mettiamola così, ok? Che io vi sto dando, non sono dei comandamenti, non sono delle regole, non sono dei criteri. Tutto ciò che vi sto dicendo va poi adattato al vostro contesto, al vostro sentire, a quello che è, no? È logico che timido, un punto di forza, un punto di debolezza, non lo so, se è un blogger... Non me ne frega niente. C'è un blogger, non me ne frega niente. E lì è, come dicono gli americani, è not applicable, è non applicabile come criterio. Tanto sto dietro lo schermo, ho successo, faccio milioni facendo i blogger. Chi se ne frega se sono timido? Dipende da dove lo collochi. È logico che in questo caso qui
che faccio? Faccio fare a Balotelli le prove di consiglio? No, al limite gli dico, guarda, lo faccio lavorare come attaccato, su colpi di testa, sull'entrata, eccetera, eccetera, e lo integro negli schemi di gioco della squadra. Quello sì, lo integro negli schemi di gioco della squadra. Però ovviamente non gli faccio fare le flessioni come fanno i portieri con la palla a prendere i piegamenti laterali per bloccare, non lo faccio fare. No, tendenzialmente, ma così in qualunque altro gioco dello sport, tendenzialmente, ripeto, se si ha dei punti di forza si lavora sui punti di forza per portarli all'eccellenza, sui punti di debolezza si lavora nella misura in cui, o meglio, nel limite in cui è necessario farlo. E qual è il limite in cui è necessario farlo? È che non devono diventare dei mattoni così stretti al piede, no? Legati al piede, che li portano a fondo. Per cui se tu sei un bravissimo venditore, cioè una persona estroversa, hai una parlantina magnetica, riesci a catturare l'attenzione del, però poi, che ne so, non sei bravo a compilare le fatture o il report delle vendite da mandare mensilmente in contabilità, ma lasciami dire, ma chi se ne frega se non sei una persona accurata da quel punto di vista lì. Lo mando a fare un corso di vendita in più anziché metterlo lì a fare un corso di contabilità, ma chi se ne frega. Gli do ovviamente però i rudimenti necessari per dire, guarda che tu comunque vuoi non vuoi, lo scrivi o al telefono mensilmente, settimanalmente, giornalmente, mi devi dare sti feedback articolati per queste cose qua. Poi c'è qualcuno che è nel back office a cui piace incasellare i numeri, che anche lì è un talento pure quello, si metterà lì e metterà ordine, farà i grafici, farà le tendenze, le linee di tendenza, e poi le distribuirà agli altri venditori, le commenterà, eccetera, eccetera. Quindi tendenzialmente io personalmente sceglierei di lavorare più nei miei punti di forza che trasformare le debolezze in punti di forza. Le debolezze non mi devono tirare a fondo, quello sì, mai, no, perché sennò c'è qualcosa che non va. Le debolezze non mi devono tirare a fondo. Però star lì a dire trasformate i vostri punti di debolezza in punti di forza, a meno che non siete folgorati sulla via di Damasco da qualcosa che a un certo punto incomincia a piacervi talmente tanto solo l'idea, che vi crea una passione dietro, che vi brucia, che non avete mai affrontato, che oggi è un punto di debolezza, non conoscete quel tema lì, però lo volete aggredire perché vi piace, sentite che vi stimola, ok, può capitare, anche quello può capitare, però lasciatemi dire, lì è proprio uno stravolgimento del quadrante, un rimescolamento del mettersi completamente in gioco con l'intera persona, con le proprie passioni. In linea di massima si lavora in questo modo qua. Allora, come si cambia? Si cambia agendo, bisogna lavorare sia nel business che dal punto di vista personale. Quindi bisogna avere ben chiaro che azioni avviare, come queste azioni possono aiutarti a raggiungere l'obiettivo, di quali risorse hai bisogno, interne, esterne, finanziarie, con che tempi. Cioè, va fatto un piano d'azione, così come un'azienda a dicembre, novembre, fine novembre, ha pronto un piano per l'anno successivo e nel mese di novembre-dicembre è pronta a discuterlo con i suoi dipendenti per raggiungere, avere i feedback, i commenti, eccetera, eccetera. Così, allo stesso modo, anche noi, dal punto di vista della sfera personale, dobbiamo raccontarci cosa vogliamo fare della nostra vita e come lo vogliamo fare. Perché quando io mi sono raccontato di voler fare il formatore, mi sono anche raccontato, e ho scritto anche come azione, del contattare Tizio Sempronio dell'università di, perché voglio insegnare il master. Mi sono scritto delle azioni e l'ho fatto, ci sono riuscito. Contattare Confindustria, l'ho fatto, ci sono riuscito. Contattare Confartigianato, l'ho fatto, ci sono riuscito. Ma non l'ho fatto, ci sono riuscito perché sono figo, l'ho fatto perché lo sono messo come obiettivo, come azione, ho trovato il canale giusto, cercando su internet senza chiedere a nessuno, ho contattato la persona, ho un certo curriculum di spessore alle spalle, e qui a Lecce praticamente nessuno ce l'ha, per cui mi è venuta pure facile poi provarmi anche gratis a fare dei miei eventi di promozione.
ed essere inserito in determinati contesti con determinati patrocini. Però questa roba qua, se non me l'avevo scritta, se non me l'avevo raccontata, se non avevo definito il mio piano d'azione per arrivare adesso in un formatore di un certo tipo, di una certa dimensione, all'interno della regione Puglia, non l'avrei mai attuata. Così come fanno le aziende, come dovrebbero fare le aziende, allo stesso modo dovete fare anche voi. Ovviamente una Eni farà un suo piano di 300 pagine, una piccola azienda farà un piano, una media azienda farà un piano di 15 pagine, una piccola azienda farà un piano di 2 pagine, 3 pagine, voi farete una pagina, un foglio A4, vi disegnate l'anno e ogni tanto lo andate a verificare, dice, allora io voglio fare queste cose qua durante l'anno. Queste cose qua ovviamente sempre ricollegate all'obiettivo che volete raggiungere. Perché se avete un piano davanti, ecco perché è importante fissare alcune cose, non soltanto rappresentarsele mentalmente. Se avete un piano davanti, ragazzi, il piano vi sta davanti. Se avete un business, questo piano va appeso nel vostro ufficio. Perché vi deve stare davanti, ma non come terrore, perché c'è una disciplina da portare dentro nelle attività che dovete fare. Non potete dire, tra due anni vado a fare la maratona di New York e poi aspettare l'ultimo mese per allenarmi. Cazzo è, non è niente, cioè, posso andare a New York a prendermi un hamburger mentre passa la maratona di New York, diversa la cosa. Detta così al momento mi sembra più appetibile la seconda che la prima, ecco, l'ha detto. Ok? E questa non è una lapide, questa non è una lapide, è una milestone, quelle si chiamano milestone, eh? Ok? Allora, definisci all'interno del tuo piano, verso il tuo obiettivo, definisci i cosiddetti costruttori di fiducia. Che significa costruttore di fiducia? Significa che se veramente io voglio fare la maratona di New York e non voglio stare lì invece all'Hard Rock Café, una birra e hamburger a vedere passare la maratona di New York, significa che devo definire un piano, una certa disciplina e mi devo dare anche dei costruttori di fiducia, nel senso che non posso dire tra due anni faccio 42 km, ok, me lo dico, però mi dico anche che tra tre mesi faccio 3 km. Tra 6 mesi faccio 5 km, tra 9 mesi ne faccio 10, e quelli sono dei costruttori di fiducia che mi dicono che sono sul cammino corretto per arrivare a... Riesco a capire il prezzo che sto pagando per arrivare a... Riesco a capire se è accettabile il percorso che ho intrapreso, come dicevi prima, ma meglio, lì riesco a capirlo. Perché mi do delle scadenze intermedie. E lì mi confronto. Però ovviamente vanno dimensionati in modo tale, l'obiettivo è quello di costruire la fiducia. Quindi non scrivo obiettivo 42 km, dai ci vediamo a New York, intanto prenoto l'albergo. No, 42 km e poi definisco tutto il mio percorso. È logico che le vendite, fatto 100 le vendite di un anno, è difficile, a meno che non vendete panettoni, che tutti e 100 le fate cazzo a dicembre. No, li farete durante l'anno, a meno che non vendete panettoni, a meno che il vostro andamento non è stagionale. Allora, dirsi 100 l'anno è un conto, dirsi quanto nel trimestre è un altro. I venditori saranno più stimolati. Se dal trimestre passi al mese è ancora meglio. Cioè, quanto più articoli gli obiettivi, senza diventare ovviamente... Perché sennò poi ti... Però quanto più articoli i tuoi obiettivi, ovviamente obiettivi condivisi, accettati da voi stessi, ok? Vi dicendo, tanto più vi spingeranno verso, vi faranno capire se siete nella direzione giusta. Non potete raccontarvi un X a quella data, no, come ci arrivi? Il piano serve a capire come ci arrivi, come ci si arriva. E a volte, no? Basta veramente poco, cioè un tema anche proprio di percezione in alcuni casi. Come il famoso 10%, come il 10%. La regola del 10%. Se applicata ad un margine, produce un certo effetto. Ma se tu, anziché applicarla al margine,
la applichi all'infrastruttura del conto economico, produci un altro effetto, sempre il 10%, però come? Ci arrivi in modo diverso, lo applichi in modo diverso e il risultato per me è terribilmente, in termini positivi, diverso. Eliminiamo le interferenze. Allora, sul piano, l'esercizio del piano è un esercizio molto complesso, ok? Quindi non posso dire mettervi lì ad abbuzzare una cavolata, ok? Però ripeto, rispetto all'obiettivo che vi siete dati, capite, provate a comprendere, siate consapevoli di chi oggi siete e rispetto a questo provate a definire il percorso che vi può portare verso l'obiettivo. Un obiettivo sicuramente che è specifico, ci siamo detti che è misurabile, ci siamo detti che c'è anche nello smart la T di tempificato, quindi ci sono i tempi, quindi avere tutti gli elementi essenziali per costruire un piano d'azione, ok? Un'altra cosa importante in tutto ciò è quello di eliminare le interferenze. Cosa sono le interferenze? Allora, noi siamo tendenzialmente fatti così. Abbiamo i valori, che ciò sostanzialmente che noi siamo, ciò che sentiamo veramente nostro. Abbiamo le credenze, che ciò che noi crediamo sia vero, cioè quello che ci fa dire, per me è così, quello che ci fa dire tutti gli uomini sono, ok? Sono maci. Ok? Queste sono le credenze che ci portano a dire le nostre verità, le nostre in modo assoluto. Tutti gli uomini guardano le partite, ad esempio. Tutto bene? Ho visto che sta man mano sempre più abbassando, pensavo che ci fosse lo schermo anche qui sullo schienale. Poi abbiamo, ovviamente i nostri valori stanno alla base, abbiamo le credenze, poi abbiamo i nostri stati d'animo, ovviamente valori e credenze influenzano i nostri stati d'animo. Se noi crediamo che tutti gli uomini sono degli eccetera eccetera, è logico che come stato d'animo, nel momento in cui un uomo ci si avvicina, che fa? Ovviamente comincia già a urtarsi. Corretto? Stato d'animo comincia già a girargli le scale. Se comincia a dirsi no, ma per me è sempre così, io non ci riuscirò mai, qual è lo stato d'animo? Beh, non è certamente uno stato d'animo positivo. Lo stato d'animo e le credenze influenzano anche la fisiologia. Cos'è la fisiologia? È il modo in cui noi siamo, il modo in cui ci... è il nostro fisico. Tu sei studentessa, hai detto, giusto? Dai. Stand up. Vieni qua, scusa. Vieni con me. Allora, ok, poi poggia pure qua. Stai lì. Ok, e io sono. Sei per un colloquio, ok? Ok. Io vengo. Ci veniamo incontro, ci presentiamo, ok? Tanto non male. Dai. Piacere massimo, ok. Ok, allora, come ti senti? Racconta come ti senti. Come ti sei alzata? Cioè, proviamo a rifarlo. No. Stai normale, stai tranquilla, ok? Però voglio che ti osservi, ok? Normale, tranquilla, come ti comporteresti normalmente, ok? Buongiorno, piacere Massimo Nera. Ok, come ti sei sentita? Normale, figura, ok. Allora, riproviamo. Allora, a questo punto, adesso, voglio che... Non mi penzoli le mani. No, neanche così. Tira la testa. Fai un bel respiro. Fai un altro. Rilassati. Riposando con le spalle. Ok, rimani così. Rimani come. Ok, come se fossi pronto ad uno scatto. Non teso, ma pronto ad uno scatto. E a passo deciso, vieni guardandomi davanti. Vieni. Piacere, Massimo. Come ti senti? Però come ti senti? In suggestione, perché io ti ho portato ad essere. Vabbè, è proprio come atteggiamento.
cioè tu in suggestione verso l'altro ti senti più, quindi senti più forte, ti senti più sicura. Abbiamo lavorato solo sulla fisiologia, non sul comportamento. Un esercizio del cavolo stupido come questo, lavorando solo sulla fisiologia, ti sei sentita addirittura in una situazione da poter suggestionare l'altro, ed è solo fisiologia. Ti ringrazio, grazie. Ok? È un esercizio del cavolo. È l'esercizio del cavolo. Non abbiamo lavorato né sulle credenze né sugli stagliati, solo sulla fisiologia, solo sul tenere le spalle dritte e respirare. Voi immaginate quante cavolo di potenzialità abbiamo noi. Quanto dura l'esercizio? 10 secondi, 15 secondi, 20 secondi. È logico che tutto ciò influenza poi il nostro day by day, tutto il nostro comportamento. Tutto il nostro comportamento. In modo in cui ci raccontiamo, casino. Allora, le credenze, no? Queste qua, i nostri valori, no? Ciò che noi siamo, lì, dire che nei nostri valori dobbiamo andare a cercare di qualcosa che ci limita, boh, non lo so. È come se dire, io sono cattolico e voglio mettere in discussione il fatto di essere cattolico, perché secondo me mi limita nel business. Forse un po' troppo a fondo la cosa, secondo me, no? Se la credenza è oggi nessuno riesce a vendere, lì secondo me sull'oggi nessuno riesce a vendere, secondo me lì ci si può lavorare sull'oggi nessuno riesce a vendere. Chi è questo? Tutto il tuo settore è in perdita, perché ovviamente se produciamo pellicole e nel frattempo è scontata la macchina digitale, ovviamente tutto il tuo settore è in perdita e quindi scappa. Ma scappa. Se il tuo settore, se ci sono alcune aziende del tuo settore che perdono, altre che pareggiano, altre che vincono, capiamo che sta accadendo. Perché che ci sia un intero settore che tutti quanti siano in perdita, boh, capiamo. Non dico di no, dico che le credenze vanno così, considerate cazzate per definizione. Però capiamo, stiamo molto attenti come ci raccontiamo le cose che secondo noi sono vere. Mettiamole sempre, ecco perché si esama Iemi, mettiamo sempre noi alla ricerca di prove, di evidenze, che ci dimostrano che effettivamente abbiamo ragione o che abbiamo torto. Poi ragione o torto, che se ne frega se aveva ragione o torto. Poi cercare la realtà, dobbiamo cercare, e governare la realtà, se siamo bravi. Cambiarla, cercare a cambiare, facendo business ha cambiato la realtà, ha creato bisogni nuovi. Non ho aspettato che il cliente gli dicesse i suoi bisogni, ne ha creati lui di voi all'interno del business. Steve Jobs è uno di quelli. Steve Jobs era uno di quelli a cui i questionari ai clienti non servono a nulla, perché se avessero dato retta ai clienti chiedendo loro come potevano un computer, gli avevano raccontato il solito computer con qualche funzionalità in più. Secondo me loro avevano bisogno di altro ed è spuntato quello che è spuntato. Però quindi cercare di essere giustamente e correttamente critici in termini costruttivi rispetto a ciò che fate, sempre, in modo tale che bisogna capire se questa storia qua, cioè, sono credenze potenziali o depotenziali, perché poi ci sono anche quelle che sono potenziali e che vanno mantenute. Io sono un bravo venditore, se sono un bravo venditore, perché se il mio tracking di vendita è corretto, perché non devo dirmi che sono un bravo venditore? Quindi è una credenza potenziale, è vera. Cioè, dimmi, non ce la farò mai, è una credenza tendenzialmente depotenziata, perché è possibile che tu nella vita non abbia mai avuto un successo. Allora, il pessimista è uno che, se può scegliere fra due mali, li prende entrambi. Gli ottimisti moriranno tutti. E che cavolo? E che devo fare allora? Il pessimista fra le mani sceglie entrambi. L'ottimista. Gli ottimisti moriranno tutti. Dai, voi cosa ne pensate? Gli ottimisti moriranno tutti. La sensazione tra essere ottimisti e essere pessimisti. Poi vi spiegherò cosa gli ottimisti moriranno tutti. Secondo voi, cioè, è giusto essere ottimista, bisogna essere pessimista? Che significa essere realista? Ottimista è consapevole.
ottimista e consapevole, sensazioni flash, che poi vi racconto qua la, che significa gli ottimisti muoveranno tutti. Bene, grazie. Quindi tutto, in tutto, anche delle cose negative, vede qualcosa di positivo. Vedere il positivo. Mm-hmm. Non è che il pessimista è così, cioè vede sempre negativo, quindi non vede mai positivo. Certo. Cioè, è ricalcabile. Sì, assolutamente. Se l'ottimista, anche se c'è qualcosa di pessimo, comunque si focalizza sempre sul fatto andrà meglio, per esempio. Cioè, non si ferma sul mare, quindi c'è questo problema si piange addosso. Però in fondo, diciamo, verso l'obiettivo pensa sempre al meglio. Sì, ma perché in pratica forse l'ottimista, no? Essendo ottimista, magari non si pone il problema di dover affrontare dei problemi. Magari è così sicuro da dire no, li supererò. Lei ha detto che non era realista, forse l'ottimista non riesce a valutare le cose negative, quindi analizzarle per andare a migliorarsi. L'ottimista sa che esiste il problema, ma sa che anche deve risolvere. Che esiste, deve essere ottimista, risolve il proprio problema. Non è il problema che... Ok, allora... Si dà coraggio, ma sempre la scusa per non fare quello. Allora, guardate, un pessimista non potrà mai essere un imprenditore. Perché un imprenditore, che può essere anche tale perché risulta dalla Camera di Commercio, mettiamolo così, un presunto imprenditore, nel momento in cui diventa un pessimista, ormai ha già svoltato l'angolo del suo fallimento. È andato, l'abbiamo perso. Quando un imprenditore diventa pessimista è andato, specialmente in un contesto come questo dove già gli ottimisti hanno già qualche problema. No, però in genere comunque anche se il contesto attorno è favorevole coglierà quanto? Poco, molto meno rispetto a quello che potrebbe realmente cogliere. Il focus, dicevo, uno sul problema, l'altro altro problema. Vi racconto chi è sto signore qua, questo stock day. Allora, logico che il pessimista, ragazzi, penso che qui siamo tutti quanti d'accordo, lo dici, essere pessimisti e vedere sempre comunque tutto nero, anche quando va male, di sicuro non ci porta a poter azzammare la testa, no? Questo se lo possiamo raccontare, penso che ci sia di visione. Va male, se tu pensi che andrà ancora più male, non potrà che andare ancora più male, che diventa una profezia autoavverante, ma non perché è la profezia di Celestino, di qualunque che ti arriva addosso, no, perché tu ti metti nelle condizioni che le cose peggiorino. Cioè tu pensi che in questo negozio, nel mio negozio, non entrerà mai nessuno, non sta più venendo a comprare, e ti metti lì con una posa così, poi a fumare davanti al negozio, io passo lì, c'è un ristorante vuoto, un cuoco mi fumo davanti alle 8:30 la sera, non vedo nessuno, non, certamente il momento, perché non mi viene di entrare in quel ristorante lì, se già vedo la faccia del cuoco che sta lì sul ruolo della disperazione, che sta dopo il ruolo della disperazione, la faccia schifata, non vedo di andarsene a casa, di dichiarare fallimento e chiudere l'azienda. È proprio il contesto che non ti attira, perché poi ovviamente una persona che si trova in una situazione del genere tenderà poi ad essere scontrosa con il cliente. Non è vero che accoglierà il cliente a braccia aperte. Un pessimista, un imprenditore che sta andando verso il fallimento non accoglie a braccia aperte il cliente, perché ormai si vede già lì, si vede già nero, si vede già nella tomba, e quello che sta arrivando lì è un impedimento verso la chiusura. Cazzo, fammi chiudere, va. Il pessimista è così, comunque vada, non farà un passo oltre, un passo indietro sì, non accoglierà mai bene il cliente, perché lo accoglierà in modo scontroso, perché penserà che sta entrando per dare un'occhiata, non per comprare. Vedrà sempre nero. Gli ottimisti moriranno tutti. Come nasce questa frase? Questo signore qua, l'ammiraglio Jim Stockdale,
fu il prigioniero più alto in grado che venne catturato dai Viet Cong durante la guerra in Vietnam. Questo è un americano, viene catturato dai Viet Cong. Per non essere riconosciuto si fece anche del male alla faccia, quindi delle ferite in faccia per non essere riconosciuto, perché era, insomma, era ammiraglio, quindi cercò di mimetizzarsi e riuscì ad uscire ovviamente vivo. Durante un'intervista l'intervistatore, il giornalista, gli chiese chi erano, siete qualche anno in prigionia nella foresta, il giornalista gli chiese chi erano i primi a morire e lui rispondeva: i primi a morire erano gli ottimisti, erano quelli che si raccontavano, che si dicevano a Pasqua verrà la salvaggia, questa è stata la nostra braccia, entro Natale verrà la nostra braccia, a Pasqua verrà la nostra braccia, l'estate verrà la nostra braccia. E nel frattempo questo accumulo di aspettativa non supportata da nulla, nulla, il mero ottimismo, tanto per essere ottimisti, li ha portati a consumarsi. Li ha portati a consumarsi. Allora chi erano quelli che, lui terminava, chi erano quelli che alla fine ce l'hanno fatta? Ce l'hanno fatta quelli che erano consapevoli del fatto che qualcuno li avrebbe salvati, quindi avevano fede, avevano fiducia nel fatto che qualcuno prima o poi sarebbe venuto a salvarli, ma che ogni giorno si corazzavano per affrontare giornalmente tutte le difficoltà del caso, fermo restando la fiducia che un domani qualcuno sarebbe venuto lì a salvarlo. Ad un prigioniero di guerra, secondo voi, un prigioniero di guerra che sta isolato lì nella giungla, darsi come obiettivo entro Pasqua mi vengono a salvare? Era una delusione. E nella sua responsabilità lo può governare lui? Disselo una volta, disselo due, disselo tre, diventa frustrante. A un certo punto crolli, non verranno più. Ecco perché, quali sono gli ottimisti che vogliamo tutti? Non tutti gli ottimisti, ma quegli ottimisti che non hanno definito degli obiettivi, lasciatemi dire, i famosi obiettivi SMART. Ok? Dove anche lì. Interrogandoci sulla raggiungibilità rispetto alla tempistica. È logico che in questo caso qui, nel caso di Stockdale, infatti si chiama il paradosso di Stockdale, rispetto allo SMART mancano due lettere, manca la R di responsabilità e manca la T di tempo, perché l'obiettivo della salvezza non era tutta la loro responsabilità, non potevano essere loro responsabili, il T non potevano decidere loro, erano sempre altri che potevano essere salvati. Quindi qual era l'obiettivo? Non il salvarsi, qual era l'obiettivo? Il vivere, quello era il vero obiettivo, il vivere, non il salvarsi. Il vero obiettivo era il vivere. Allora il vivere sì che puoi decidere tu. Ho detto certi limiti nel campo di prigionia, però lasciatemi dire che è così, insomma, no? Però il salvarsi, no, è proprio fuori dal tuo raggio d'azione, non ce la fai, non raggiungerai mai, per quanto tempo tenga, non riguarda te. Qual era l'obiettivo vero? Era sopravvivere. Allora, essere ottimisti rispetto ad essere salvati significa ovviamente morire. Di essere ottimisti rispetto a sopravvivere significava darsi un'opportunità per essere un domani salvati. E questo, capito, è così che va letto. È corretto dire obiettivi razionali? Beh, certo, sì, perché devono essere misurabili. Okay. Cioè, d'accordo, sì, devono essere assolutamente, in quanto misurabili, specifici, devono essere, devi sapere quando l'ha raggiunti. Certo, sopravvivere è un obiettivo un po' strano. Però è sempre meglio dirsi io voglio sopravvivere, perché altro prima o poi so che ce la farò. Un po' come Totò quando tornò dalla grande guerra, che dopo poi la moglie è sposata con... Però vabbè, guarda, l'obiettivo se l'era dato, tornò dopo anni, ma se l'era dato. Ok? Bisogna capire bene dove è l'obiettivo, perché se uno si dà un obiettivo, specialmente con una situazione critica molto sfidante, molto pericolosa per la propria incolumità, si dà un obiettivo e questo obiettivo poi non è propriamente suo,
rischia di entrare in un circolo tremendamente negativo di frustrazione, dove alla fine, cari, dove alla fine non ne esce più, perché ti racconti delle cose che non riguardano te, e poi alla fine basta, e poi alla fine non ci credi, poi alla fine arriva e dici: non ci credo più, preferisco morire, non ce la faccio più, non voglio più sopportare il peso quotidiano degli anghierie dei miei prigionieri, dei miei carcerieri. Cioè, ti dai come obiettivo il sopravvivere, a quel punto ti dai l'obiettivo del sopravvivere, ti dai un'opportunità in più. Poni attenzione alle tue amicizie. È logico, ragazzi, che se voi volete cambiare, tu sei alla ricerca di nuovi spunti per il tuo business e ti circondi di imprenditori che dicono: ragazzi, tutto male. Tu torni a casa, no, torni a casa e che racconti? Va tutto male. Perché? Perché te l'avevo detto la prima volta, te l'ho detto la seconda volta, te l'ho detto la terza volta, tu le prime due volte ha provato anche a dire: no, ma guarda, ma io sto cercando di... La terza volta non ce la fai, starai in silenzio. La quarta volta comincerai a raccontare anche tu insieme agli altri che va tutto quanto male. Sto estremizzando, ovviamente, però sì, ma infatti anche noi penso che ogni tanto si pensa che, cioè, si dice tra sé: fa sempre male, fa tutto sì. Male, oggi è andato male, no, quello l'importante è che questo non ripetersi sempre quotidianamente. Assolutamente sì. Però io, cioè, quello che voglio far pensare, qui voglio far riflettere, è che ci sono dei rapporti che uno ha normalmente nella vita, in cui dice, tra i giovani, no, ecco, i più demotivati oggi sono i giovani, cioè quelli che tendenzialmente per definizione dovrebbero essere quelli con più carburante, più esplosivi. Oggi si può trovare qualcuno demotivato, pesca un po' chiuso dal mazzo, un giovane. È così, è tremendo. Per un giovane stare tra giovani che si raccontano che non troveranno mai un posto di lavoro è pesante, ragazzi, è veramente pesante. Voi non avete idea delle connessioni neurali negative che si vengono a creare, perché poi non ne andranno più. Adesso si parla, no? C'è la parola inglese, il MET, no? Not employment, non impiegato, not educational, employment and training, no? Se non sbaglio, MET. Cioè significa giovani che non sono né a scuola, non fanno formazione, né sono impiegati. Cosa fanno? Nulla. E questo rappresenta la fetta preponderante dei giovani in Italia. Il net. Hanno fatto anche è una roba inglese, quindi è una cosa che non è propriamente italiana. Però sono italiani, ma ci mettiamo. La televisione accompagna anche questo. La? La televisione accompagna molto. Assolutamente sì. Televisione, giornali. Sì. Allora, ci sono alcuni formatori, che in aula danno come suggerimento quello di non guardare la televisione. Quando volete vi collegate ad internet, se c'è il titolo su qualche sito che vi interessa, andate a leggerlo. Però non guardate il telegiornale, tanto racconta di mogli avanzare dai mariti, di bambini, eccetera, eccetera, di incidenti, di politici che rubano. Registri i telegiornali di un mese, te li spari di fila per una giornata, tu ti trovano lì, non chiamano più neanche il 118, secondo me. Ti trovano lì davanti alla televisione, così, senza vita, prosciugato, di fronte. Ci sono alcuni formatori, secondo me anche ha ragione. Io ho fatto anche questa cura della disintossicazione dalla e devo dire che ne ho tratto beneficio. No, ma dura ancora, io tendenzialmente preferisco. Allora, ci sono alcune trasmissioni, preferisco vedere il DVD intanto, più che la televisione. Tipo trasmissioni tipo Porta a Porta, Ballarò, eccetera, quelle le ho proprio eliminate. Eliminate. Non esistono più. Non esistono più. Qualcosina su internet, e se c'è qualcosa che da internet percepisco che è interessante. E mi vedo l'edizione della notte del telegiornale, perché poi torno a casa tardi, insomma, in albergo, quindi la notte, insomma. Questo qua, punto. Io adesso, se ci sono dei film interessanti, film o telefilm, a me piace il film, anche qui d'avventura, che ragazzi, io sono fan di Harry Potter, eccetera, eccetera. Però non mi dà la missione di attualità,
sulla politica, sulla cronaca, no, zero, zero. Lui la deve trovare chiara, però. Lui la deve trovare chiara. Il fatto di scoprire quelle trasmissioni di Romana Rosa. Ma io non voglio neanche sentire, il parlare. No, ma perché poi si parla d'addosso, si parla da giorno. Sì, ecco, attenti quindi a come ti parlano, ma attento anche a come ti parli. Lo ci ho già detto n volte, però mi piace ripeterlo. Parlatevi in positivo, parlatevi rispetto all'obiettivo che volete raggiungere, parlatevi bene, cioè abbiate cura di voi stessi, perché se non avete cura di voi stessi, nessun altro ci potrà prendere così tanta cura di voi se non voi stessi, ma neanche vostra madre se c'è ancora, o vostra moglie, o chi o più amico, più grande mio, perché se voi non vi volete bene, non c'è, da lì parte, da voleste prima bene noi. Quindi attento a come ti parli, se tu non ti salvi non puoi salvare gli altri, anche se intendi sacrificarti. Se tu non ti metti nelle condizioni di poterti sacrificare, non puoi salvare gli altri. E per poterti sacrificare devi essere pronto allo scatto, devi essere motivato, devi essere cosciente, devi essere consapevole di quello che stai facendo. E attento a come ti parli, è un po' come in aereo, può sembrare assurdo, uno dice, se l'aereo cade, e mettetevi prima voi la mascherina, poi il bambino che è su sedile di fianco. Perché? Perché tra i due, tra te e il bambino, chi è quello abile e consapevole, maggiormente consapevole? Voi o il bambino? Noi. Per cui se io penso al bambino e nel frattempo perdo coscienza perché non mi sono messa la mascherina, al bambino poi chi ci pensa? Quindi prima metto in sicurezza me, cioè faccio in modo io di non perdere conoscenza, in modo tale da posso subito preoccuparmi di chi mi sta di fianco, specialmente se chi mi sta di fianco non è una persona che è in grado di occuparsi di se stesso. Può sembrare assurdo, l'aereo cade, pensa prima a te e poi a chi mi sta di fianco, perché se prima non ancori te, non puoi aiutare chi mi sta di fianco. Un po' per primitivi e il cacciatore che mangia per primo, perché deve dare, assicurare la continuità, perché il giorno dopo deve andare a caccia. Non fate questo, è di sopravvivenza, perché il giorno dopo è lui che deve andare a caccia, è lui che deve scalare la montagna, è lui che se va male il lancio della lancia del bastone appuntito e vede la tigre con la sciabola via, si deve avere la forza di salire sull'albero e salvarsi. Non può sembrare strano, no? Cioè, ma come fai il cacciatore? Prima mangiare lui, poi fa mangiare gli altri, invece no, perché la continuità ha ragione. Ha ragione. Ma qua sono nati con i valori della incoraggiante. Ma queste sono più che altro tecniche di sopravvivenza, mettiamole così, va? Perché sul valore sul fatto. No, perché cioè, secondo me se mi dice una mamma, cioè dove è stato diciamo il capo che devi pensare prima al bambino e poi in secondo piano. Sì, allora mettiamo così, sono situazioni diverse, è logico che se parliamo oggi, no, in un contesto in cui tu sei un lavoratore dipendente, fai lavoro d'ufficio. E puoi mangiare un pezzo di pane in meno per dare ai tuoi bimbi, perché tanto comunque a fine mese lo stipendio comunque arriva, ma stai lì per chiudere il mese con le bollette, va bene. Però il contesto è diverso dal se io non mangio non posso andare a cacciare e quindi poi alla fine non mangia nessuno e moriamo tutti. È diverso. Perché anche lì, se tu ti accorgessi che ti trovi in una situazione in cui hai uno stile di vita che non è più sostenibile, né per te né per i tuoi familiari, ma ad un certo punto anche per te peggio, e che ti preclude determinate attitudini sul lavoro, lì comincia a porti una domanda. Allora, secondo me rischio di essere licenziato perché non sono produttivo, perché dormo sul lavoro, perché è un secondo lavoro e dormo sul primo lavoro. È complicato, non c'è una risposta, però è complicato.
è complicato, perché a quel punto dice, poi tu perdi il lavoro. Chi mangia? E come mangia? È complicato, non c'è una risposta, Non c'è una risposta. È complicato, c'è una situazione che sono delicata per definizione. Conosco tante mamme che farebbero esattamente il contrario, cioè penserebbero innanzitutto, cioè anche in una situazione di emergenza, penserebbero comunque in primis al bambino, perché proprio. Ma quello è l'istinto, quello è l'istinto. Quello è l'istinto, ok? Ecco perché ho parlato di tecniche di sopravvivenza, che è diverso dall'istinto di sopravvivenza. L'istinto di sopravvivenza porta la madre a pensare ai suoi figli. La tecnica di sopravvivenza ti dice no, indossa tu prima la mascherina, anziché io l'istinto, sono qualcosa più a mettere la mascherina ai miei figli, che a me. Quello è l'istinto, ok, sono d'accordo con te, ok. Sono d'accordo. Poi la tecnica ci dice, guarda che lì, all'80% dei casi, gli segreti che vada male, a te e al tuo bimbo. Perché entrambi rischiano di perdere conoscenza se tu non metti prima la maschera e poi la bimbo. Crea delle sane e piccole abitudini, cioè allena il tuo cervello. Ci sono dei cambiamenti enormi tracciati nel lunghissimo periodo, che partono nel breve da una differenza minimale, un millimetro, due millimetri, un millimetro, due millimetri, tra due linee che partono dallo stesso punto, divergono di due millimetri, portate all'infinito, la differenza diventa ma crescente. E sono delle piccole abitudini che, lasciatemi dire, un po' come i costruttori di fiducia, quelle piccole cose che vi fanno dire, ma mi sento meglio. È come se qualcuno mi venisse a dire, io voglio imparare a parlare in pubblico, perché secondo me non sono efficaci, le persone quando parlo io si annoiano, e io come coach gli dico, guarda, non ti preoccupare, chi però dalla sala lo scena con Bari ti metto dentro 500 persone e parli, cazzo, quello mi crepa, cioè lì mi schiatta sul palco, secondo me. Allora io dico, ok, allora, intanto parla con me, se non mi metto a piacere parla, poi dico ok, organizziamo su qualcosa che ti piace, sulla qualcosa che la tua passione, ci faccio il venditore, faccio per web, poi la fotografia, ok, ma organizziamo un momento in cui usciamo in 3-4 a fare foto tutti quanti assieme, ci porti un luogo che ti piace, ci porti lì e ci racconti il luogo e ci descrivi il luogo. Non stiamo parlando del luogo, però cioè poi torniamo, se sei un successivo, ok, hai visto? Cioè a volte queste piccole abitudini generano dei cambiamenti così impercettibili, ma di grande valore per noi, perché ci permettono di acquisire fiducia, che nel momento in cui qualcuno poi mi dice ok, adesso fermati e pensa, e dice, cavolo, è vero, l'ho fatto. Allora, questo scorso weekend, come vi dicevo, sono stato a Bologna con un tipo, un coach, un americano, quello che ha posto le fondamenta del coaching moderno e che viene dal mondo del tennis e che ha un metodo, si chiama The Inner Game of Tennis, e che ad un certo punto ad una ragazza, è tutta una tecnica particolare, adesso non sto qui a spiegarvi, però ve la racconto tramite un esempio. A un certo punto ad una ragazza ha in mano una racchetta, ad una ragazza che aveva mai giocato a tennis, questa qua gli ha chiesto, quindi che dobbiamo fare? Ma io non so giocare a tennis. Io ho risposto, no, non dobbiamo giocare a tennis, dobbiamo giocare ad hockey. Sai come si gioca ad hockey? Sì, con la mazza su, ok, mi sono messi con la pallina e hanno fatto, si dava la palla, ma su, per me come se fosse passaggi di hockey. Questa qui ad un certo punto, cosa fare? Tac, tac, tac. Poi casualmente ho cominciato a far rimbalzare la palla, e lei, tac, tac, tac. Poi ha detto, osservati, dice, cazzo, gioco a tennis, se non ho mai giocato a tennis. Quindi osservazione e autoapprendimento è molto importante, e sono quelle che si scatenano proprio con le piccole abitudini. Fate dei piccoli cambi, introducete dei piccoli cambi nella vostra vita, sani,
sani, di valore. E poi osservatevi, dopo datevi un po' di tempo, osservatevi. Senza stare con l'assilio di vedere come mi sembra. No. Perché è importante che. È importante che cosa? Cos'è che è importante? È importante che alcune cose passino dal livello conscio al livello inconscio. Del nostro cervello, della nostra bellissima macchina, solo il 10% noi lo utilizziamo in modo conscio. 10% più o meno, cioè come sono facendo. Tutto il resto è tutto roba inconscia. Tutto l'inconscio però è che quello che ci fa fare buona parte delle cose durante la giornata. Quando stiamo in macchina non è che stiamo lì con l'assillo tipo scuola guida, allora premi la frizione, devi stare la prima, stai vicino allo stop, inizia a frenare, scala, cioè, non è che ti fa tutto questo discorso, di fare questo discorso quando sei in macchina, no, perché qual è il cervello ragiona, qual è il cervello lavora? Lavora la parte inconscia. Consciamente voi vi guardate attorno, ma tutti i movimenti prima, seconda, scala, retro lì vengono generati inconsciamente, perché non vi date delle istruzioni di volta in volta. C'è una coda, rallentare da quarta in seconda, rallentare, ma lo fate, fatevi a pensare, lo fate subito, lo fate distinto qua, perché lo fate in modo inconscio. Incominciate a raccontarvi che le cose non sono poi così nere, che le cose possono cambiare, che voi siete gli autori, gli attori del cambiamento, che voi potete introdurre un cambiamento vero all'interno della vostra vita, ovviamente all'interno di un percorso più tondo di come, così come ce lo siamo descritto, e incominciate a sorridervi la mattina. Allo specchio, non a guardarvi male, incominciate a porre attenzione, Marica, giusto? Porre attenzione alla postura, alla fisiologia. Cioè, 10 secondi, si sentiva detto di suggestionare le persone. Se tu questo esercizio qua lo fai ponendo attenzione in modo conscio per i prossimi giorni, tu ti accorgerai, alcuni dicono 20 giorni, altri dicono 6 mesi, non lo so. Fai tu, ognuno ha le sue, però prova ad assumere una fisiologia che esprima determinazione, sicurezza. Perché sennò quando fai un colloquio, quando vai a fare un esame, chi ha davanti, cosa vede? Vede una persona insicura, una persona traballante, una persona nervosa. Devi essere determinata, non arrogante, non è una scappa, che cazzo fammi sto colloquio, dai! Ok? Guarda, è un esercizio che è durato 10 secondi, ha cambiato stato d'animo. Ed è una di quelle piccole cose che vi chiedo di introdurre. Scegliete voi quale, ognuno ha le sue. Scegliete voi quale. Perché? Perché vi deve aiutare a uscire fuori dalla vostra zona di comfort. Non sto lì a raccontarvi in modo diverso, però la zona di comfort abbiamo fatto prima, no? L'esempio, no? Deve essere un qualcosa che vi porti sofferenza, come quando si va in palestra, la giusta sofferenza, quel dolorino del muscolo. Ragazzi, a chi piace la palestra, quando sento il giorno dopo un minimo di indolenzimento, non si sente soddisfatto. Ah, no, chi fa non si sente soddisfatto. Perché? Perché cosa sa? Perché sa che ha? Cazzo, ha lavorato bene. Cioè, dopo una giornata stata in campagna, uno si sente strappato, spaccata la schiena, lì forse è un'altra cosa, può essere un po', è un eccesso a quel punto, ma è un eccesso come anche in palestra. Cioè, se io non riesco a muovermi, vado lì, faccio il fighissimo, comincio a pompare, e poi per una settimana non riesco ad andare in palestra perché mi sono fatto, altro che acido lattico, sembra una mucca da mungere quanto acido lattico all'interno, lì allora ho sbagliato. Quindi cercare di introdurre dei cambiamenti, strecciarsi, uscire fuori dalla zona di comfort, in modo tale da raggiungere risultati maggiori, anche lì con delle piccole sane abitudini, quindi aggiungendo quei 5 kg di volta in volta, 5 kg la settimana, forse pure dopo 5 kg la settimana, quindi mi diventate subito ipermuscolosi dopo un paio di mesi, però ecco, è un percorso di progressione. E attenzione alla zona di comfort. C'è gente che sta bene nel piangere.
C'è gente che sta bene nel piangere, c'è gente che trova soddisfazione nel piangere, perché si racconta che va tutto male, dice guarda che, ma che cazzo, va tutto male. E non vuole uscire dal suo va tutto male. Ha paura ad uscire, ha timore ad uscire dal suo tutto male. Ma non può che andare peggio. Si stava meglio quando si stava? Ah, bellissima questa qua. Si stava meglio quando si stava peggio. Questa è bellissima. Per cui, boh, sono le 6:30, la fine è le 7, giusto? Io, quello che vi auguro è quello di fare nella propria vita ciò che voi desiderate, dal punto di vista personale, dal punto di vista degli affari. Fate un po'... veramente definite voi i vostri obiettivi, agite in modo coerente, siete consapevoli, siete responsabili, abbiate tanta fiducia in voi stessi. Questo, il mondo in cui viviamo, ci porta ad affidarci agli altri, a non avere fiducia in noi stessi. C'è sempre qualcuno che sta lì a dirti io sono il leader, affidati a me. No, non è così. No, non è così. Non così non può funzionare. Il leader massimo, che purtroppo ormai anche in Italia è una figura ormai... diffusa ormai purtroppo, no, ma ormai è così dappertutto, ormai è così a qualunque livello, ormai non c'è più discussione, bisogna affidarsi, avere fiducia. Ok, ma quando è che tu hai fiducia in me stesso, in me? Cioè, quando è che io devo avere fiducia in te? Ma quando la gente comincia ad avere fiducia anche in noi? È un po' veramente complicato il discorso, anche perché poi in Italia ormai, sai qual è il problema? È che in Italia, al di là di questo, stanno ormai sparendo i corpi intermedi. Ormai siamo noi e chi gestisce il potere, mentre in altre realtà ci sono noi, i corpi intermedi, le associazioni, quello che è poi chi gestisce il potere. Oggi ormai sono 3-4 anni ormai che su qualunque tema io ormai non sento più un'associazione prendere posizione su qualcosa, a meno che non sia qualche strillone di Confindustria o qualcuno dei sindacati poi intanto, che dopo un nanosecondo si allinea subito alla cosa. Per questo ma neanche a livello cittadino di paese le associazioni sono sparite, se non giusto qualcuno di volontariato, ma qualcuno che si occupa del vivere a tutto tondo non esiste più. E questo è il vero problema. Non il fatto che ci sia un leader massimo, che onestamente di me non piace, ma il fatto che poi tra questi signori qua e poi i poveri cristi non ci sono corpi intermedi, non c'è più partecipazione, non c'è più coinvolgimento. Allora, io personalmente posso dire che queste linee di pensiero ci sono, sono diffuse. Io personalmente non ci credo, no? Però ci sono tanti che lo raccontano, anche tra i formatori motivazionali, ci sono tanti che raccontano questa storia qua. Poi, per carità, è vero che c'è qualcuno che tenta, eccetera, eccetera. Esiste la tecnica del neuromarketing, tanto per dirne una. Cioè, quindi la neurologia applicata al marketing, banalmente. Per cui che ci siano delle forme di condizionamento, sì. Però quando è che fanno presa queste forme di condizionamento? Quando noi ci spogliamo di tutto... ci spogliamo anche di noi stessi, dei nostri valori, non abbiamo più credenze potenzianti, non abbiamo più sane abitudini e crediamo a tutto. A questo punto sì, siamo in balia di chiunque, perché a questo punto non abbiamo nessun strumento per avere fiducia in noi stessi. Perché per avere fiducia in noi stessi bisogna avere gli strumenti per reagire, perché è tutto un percorso. Se tu fai, hai fiducia, poi sbagli, poi osservi il feedback, allora nuovamente fiducia, poi rifai, è tutto un percorso. Ma a questo punto tu cessi di fare, dismetti tutto e ti fai trascinare dalla massa. Oggi è quella la vera sfida. Oggi è quella la vera sfida. E non farsi trascinare dalla massa. La vera sfida è quella. Non farsi trascinare dalla massa. Perché il problema, sapete qual è? È che alcuni dicono: ho paura di muovermi. Sto fermo.
la paura mi immobilizza, preferisco stare fermo anziché cambiare. Una fesseria, come dicevano i greci, panta rei, tutto scorre. Tu non ti stai accorgendo, ma tu pensi di essere fermo, ma il mondo ti sta portando avanti in una direzione che tu non sai. Non è vero che stai fermo, non è vero, è la percezione insana la tua, non stai fermo. Ti stanno spingendo da una parte o dall'altra, ti stanno portando verso per te un luogo ancora sconosciuto, che non stai decidendo tu. Ecco perché ci sono dei momenti in cui, ecco perché è importante avere degli obiettivi, è importante avere dei piani, è importante scegliere i momenti giusti per le decisioni e decidere. Cioè decidere significa passare all'azione, agire e controllare. E controllare. Perché una delle cose che sappiamo fare... Allora, noi tendenzialmente sappiamo fare male due cose in Italia. Sia sul piano personale che sul piano aziendale. Sappiamo far male pianificazione, sappiamo pianificare male, sappiamo controllare male. E queste due cattive abitudini ce le abbiamo non solo nel business, ma anche dal punto di vista personale. Non siamo in grado di pianificare bene, non siamo in grado di controllare bene. Cioè non siamo in grado di pianificare bene su quelle che sono le variabili che riguardano il nostro business o le nostre o la nostra attività personale, le nostre passioni, quello che è, non siamo in grado di controllare bene quello che sono le variabili sulle quali potevamo agire, dovevamo agire o abbiamo pianificato. Allora, gli imprenditori ragionano con i conti economici, con gli stati patrimoniali che gli dà il commercialista. I piccoli e medi imprenditori, il 95% dei piccoli e medi imprenditori ragiona sulla base dei conti economici e stabilizzati del commercialista, e quindi non servono un cavolo, non servono. Chi è fuori da business, che non sa neanche che significa pianificare e controllare, è proprio così, boh, pantarei, ma nel senso tutto scorre, lasciamo scorrere, lascia stare tutto quanto al caso. Lascia stare tutto quanto al caso. È importante soffermarsi, è importante fare il tagliando. Allora, le aziende lo fanno, o dovrebbero fare tendenzialmente ogni anno, il tagliando. Anche noi, poveri cristi, che non siamo aziende, dobbiamo farlo, dobbiamo imparare a farlo, almeno una volta l'anno, una volta ogni due anni. Vedete voi? Cioè, trovate voi lo spazio, il momento in cui vi fermate e vedete come sta andando, l'obiettivo, cosa è variato, se si può aggiustare il tiro, ma ho fatto tutto quello che dovevo fare, ma non con l'intenzione di crocifiggervi, ma con l'intenzione di spingervi a fare oltre, a fare di più. E poi il resto, ragazzi, il successo, come sapete, non è una meta, è un percorso. Per cui, buon viaggio. Io vi ringrazio dell'opportunità che mi avete dato, rimango qui a disposizione per le vostre domande. Prego. Un altro sacrificio tra virgolette, no? Perché con pianificare comporta anche dei sacrifici, perché non è tutto piano, ci sono delle difficoltà da affrontare. E io dico, forse anagraficamente uno può essere fuori di un'età, ma interiormente uno si sente ancora stimolato dal tentativo di fare le cose, no? Ma guarda, non c'è un'età, come ti dicevo prima, oggi l'area, quelli più demotivati, ahimè, riguarda il mondo giovanile, che per assoluto dovrebbe essere quello più stimolato, perché ha ancora tutto lì davanti. No, perché ho notato molte volte che i giovani ti guardano come un concorrente, perché forse loro pensano che uno magari un po' più l'età abbia più esperienza e quindi, fra virgolette, capisca meglio qualche problematica. Non è proprio così. Il problema è che allora, a scuola, il problema della scuola italiana che vedi è che A non si insegna ad essere creativi, B è che si insegna
ad essere, e che si insegna ad essere non delle persone che cercano in modo autonomo la strada del proprio successo, a prescindere da quale sia la strada. Insegno solo una strada, quella dell'essere dipendente. Oggi chi lascia l'università, il 99,9% degli universitari hanno come obiettivo non quello di capire come definire un modello di business, ma come scrivere il proprio curriculum. Che va bene, non funziona che va male. Il problema sa qual è? Il problema è che il curriculum vitae dovrebbero imparare a scriverlo non il quarto anno, il quinto anno, dovrebbero imparare a scriverlo il primo anno, in modo tale che poi il quarto e il quinto anno si applicassero su cose più di sostanza e più di valore, che quelle del scrivere il curriculum vitae. E fare, e continuare, dire che si racconta aneddoti da film dell'orrore sul curriculum vitae. E quello è il problema è che non c'è creatività, la nostra creatività, la creatività italiana, non appartiene al mondo della scuola, appartiene al mondo dell'arte e al mondo delle professioni, non alla scuola per assurdo. Per essere creativo devi andare nel mondo del lavoro e sperimentare, perché se no oggi la scuola italiana non ti dà l'opportunità di essere creativo durante il tuo percorso di studio. Non c'è creatività. Però come mai diciamo molti giovani? Scusa, finisco. E riguardo poi l'esperienza. Chi guarda l'esperienza come un fattore, come una sorta di barriera all'ingresso, tu sei esperto, quindi mi ergi una barriera all'ingresso. Chi ha studiato i modelli Porter? Ok, la barriera all'ingresso del mercato significa che sta ragionando, va come negli anni 70, negli anni 80, perché oggi ormai si è capito che l'esperienza è importante, sì, ma ciò che è realmente importante, sommata poi ovviamente all'esperienza, è la capacità, come diceva prima la signora, è quella dell'agilità, del cambiamento, dell'adattabilità. Per cui se uno ti guarda come, e guarda a te come portatore di una barriera d'ingresso per il fatto della tua esperienza, sai qual è la risposta vera? È che lui è più anziano di te. Lui è più anziano di te. Questo è il problema oggi. Che tu pensi di essere anziano, perché ti guardi allo specchio e vedi i capelli bianchi, ma c'è gente con molto meno anni, con molti meno anni di te, che sono più anziani di te. Se ti racconti questo lo rilevo. Eh? Lo rilevo personalmente. L'esperienza non può essere. L'esperienza cosa porta l'esperienza? Chiede al mondo del business. Porta, se correttamente applicata, a delle economie di scala, di serie di scala, perché tu fai le cose in modo ripetitivo, in un certo qual modo, per cui sai, hai imparato a farle e quindi impieghi molto meno tempo, spendi meno soldi, eccetera, eccetera. Sai già che quel cliente funziona in quel determinato modo, quindi sai già come agire, eccetera, eccetera. Ovviamente nel momento in cui il contesto cambia, però prima parlavo, e tu non te ne accorgi, e quindi dai più valore all'esperienza anziché all'apprendimento, tu sei fregato, sei fuori. L'esperienza è ciò che ti ha portato ad essere oggi quello che sei, ciò che ti porterà ad essere un domani quello che tu vuoi essere, non lo so, è solo cosa? Non l'esperienza, è l'apprendimento, la tua capacità di mettere in discussione, a prescindere dalle cose che tu sai. Una delle cose che andrebbe fatta periodicamente, cioè il vero come tagliamo di quanto dovremmo fare, insieme a dividere gli obiettivi, piani di azione, eccetera, eccetera, è quello di dire, ok, questa settimana o questo mese mi do come obiettivo quello di non imparare, ma disimparare. Questa settimana mi do l'obiettivo di disimparare queste cose. Perché? Perché ci sono delle incrostazioni, delle vie di calcare al nostro interno che ci vengono dal passato, che ormai sono frutto di momenti diversi, che ormai non hanno più valore, ormai il mondo sta andando in modo diverso, ormai io ho deciso di far andare
ciò che mi circonda in un modo diverso, e quindi non ho più bisogno più di quelle leve, ho bisogno di altre leve, e quindi devo fare spazio nella mia testa, quindi disimparo. E a subito ovviamente faccio come computer, faccio erase, no? Però voglio dire, la regola a un certo punto, come dicevo prima, che ci sono alcuni fattori di produzione del business che ti falli ripetutamente nel tempo, oggi non è più necessario. Perché? Perché nel frattempo il mondo è cambiato, richiede altro, e fare quello è solo un gioco che non porta valore. Quindi cancellarlo, Vabbè. Diversi ai problemi, o diciamo pensano in modo diverso, eccetera, cioè ci sono delle linee di demarcazione oppure no? Ma no, guarda, qui non è tanto un tema, poi su questo poi ne parleremo anche domani sul rapporto con i collaboratori, non è tanto un tema di demarcazione geografica. Tu hai partecipato al incontro sulla leadership, sull'ultimo coaching? Sì. Beh, lì avrai ovviamente sicuramente compreso che c'è tanto di personale, di proprio, no? Per cui è logico che l'ambiente influenza, ne parlavamo prima, è logico che stando a Milano hai più opportunità formative di un certo tipo, parlo per l'imprenditore, per il leader, rispetto allo stare in provincia di Lecce, dove opportunità del genere non ne hai definizione, no, a meno che non c'è anche definizione tipo questa qua, ok? Quindi è logico che anche lo stesso imprenditore si trova in un contesto in cui è poco stimolato, cioè non c'è una palestra in cui andare ad allenarsi, mettiamola così, ok? È come se io ti dicessi, tu hai sempre vissuto sulle montagne, in una comunità che non ha mai avuto rapporti con nessuno, arriva qualcuno e ti dice, c'è il mare, definisci mare. Allora, non è proprio così, ovviamente, perché ormai gli interscambi sono tanti, eccetera, eccetera. Il contesto, ma dirti che l'imprenditore del nord è più attento o meno attento alle esigenze del dipendente rispetto all'imprenditore del sud, non lo so. Io di base trovo che, essendoci al nord aziende di dimensioni più rilevanti rispetto a quelle che ci sono nel sud, quindi c'è comunque una diversità di contesto evidente, una certa attenzione forse maggiore c'è rispetto alla legalità e alla contrattualistica rispetto a determinati cose. Che sia poi così bianco nero, no, assolutamente no, ma assolutamente no. Cioè, io ti sto parlando di diversità in conto dal fatto che ci sono aziende un po' più strutturate, un po' più grandi, dove alcuni messaggi cominciano a passare sempre più spesso, quindi una certa attenzione ci sia, che per me se poi sia anche reale, poi ne parleremo domani, perché ci sono tante aziende che fanno eventi del tipo giochiamo tutti quanti a football americano, divertiamoci per un giorno, e poi il giorno dopo i dipendenti ritornano ad essere sommersi dalla stessa. Esattamente Paolo fa, e ti posso assicurare che in quel caso lì è peggio, è meglio far finta che il coaching non esista, che è è un vero principio, nessuno ha inventato, non esiste il coaching nel mondo, che è raccontare come deve essere un bravo leader, perché queste cose poi le fanno in azienda, ti chiamano l'allenatore della nazionale, ti chiamano il formatore più figo del mondo, che fa la lezione sulla leadership, l'importanza della comunicazione, la missione, l'identità, cioè quello che vediamo anche domani, che non tocca a me farlo, ma alla fine poi il giorno dopo in azienda svampa tutto. Perché? Perché non è sentito, perché non c'è continuità, non c'è. Di base, diciamo tendenzialmente, laddove l'azienda è più strutturata, con maggiore attenzione c'è. Quindi se devo fare una differenza tra nord e sud, non la faccio in termini di localizzazione geografica, ma dal fatto che
le aziende più grosse, più strutturate dove stanno, le sedi delle multinazionali non si vedono dove stanno, a nord, a centro nord, boh, allora a centro nord c'è una di base attenzione maggiore. Sul piccolo medio, qui nel sud, c'è persone illuminate con una signora in fondo, ce ne sono veramente due. Mi smentire sul sito, posso che ha illuminato la signora, no? Posso un po'. Posso? Vai, allora, se aveva finito. Sì. Di solito si dice che fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, giusto? Nella valutazione di un nuovo business, magari ti sei preparato un piano d'azione, quale deve essere la molla finale che ti fa dire mi butti? Se c'è qualche consiglio. Ma allora, intanto ci deve essere piena consapevolezza del nuovo business. E quanto tempo abbiamo? 10 minuti. 10 minuti, stiamo vedendo, possiamo fare. Tu il business intanto probabilmente ti fai una domanda, come te lo rappresenti? Cioè ovviamente tu devi farti un piano, come te lo rappresenti? Ho studiato il contesto, mi sono creato la mia visione, ho inquadrato magari un nuovo prodotto che voglio, diciamo, diciamo che abbiamo pianificato, però non ci siamo ancora lanciati, cioè il tuffo del mondo. Identificare il tuo prodotto, quella che già si chiama la tua value proposition, cioè la tua proposizione di valore. Poi a quel punto lì hai identificato i clienti, la controparte. In che termini hai identificato? Fammi un esempio. Devo acquistare un nuovo prodotto. Non è proprio. Devi acquistare o stai lanciando un nuovo prodotto? No, voglio acquistare un nuovo prodotto per lanciarlo poi con il cliente. Ok, allora parte dal fatto che devi lanciare il cliente. Chi sono i clienti? Di quale zona? Ok. Con l'eventualità di. Agricoltori di che natura? Piccoli, più grandi, aziende? Piccoli, medie e grandi, sì, un po' di tutto. Perché si parte da più piccolo da ballaggio e più cose. Ok, quindi è un prodotto che può andare bene a tutte le tue categorie. Ok? Hai fatto anche delle previsioni su quanto riesci a vendere per segmenti di clientela? Previsione? Sì, è una pianificazione, ovviamente è una pianificazione. Diciamo, una previsione si potrebbe fare, non dico molto, perché se è un nuovo prodotto ci vorrà un po' di tempo. Perché ti ho chiesto, poi finiamo qua, perché sennò poi entriamo sullo specifico. Perché ti ho chiesto se hai fatto delle previsioni per segmento di clientela, perché immagino che la vostra azienda si rivolga in modo diverso rispetto al piccolo agricoltore, al coltivatore diretto, rispetto all'azienda, usando canali relazionali diversi e ponendosi in modo diverso, stesso prodotto, relazioni diverse, perché parli con persone diverse. Le esigenze possono essere apparentemente le stesse, ma sono profondamente diverse. I canali quindi di marketing e il tuo spending sul marketing è profondamente diverso. Quindi devi identificare, arrivo a risponderti, però voglio essere sicuro, ti do un po' di suggerimenti, poi non voglio sapere se hai fatto così o meno, non mi interessa, perché sennò. Però identifica la tua value proposition. Che può essere fonte di quello che è, come dire. Identifica i tuoi target e in modo specifico segmenti, cerchi di essere specifico, quindi perché un agricoltore leccese è diverso da un barese e i modi in cui ci arriva un leccese sono diversi, perché la realtà leccese è fatta di realtà eccessivamente frazionate, nel barese le dimensioni delle aziende sono molto più grandi. Quindi significa che il modo in cui arrivi sul leccese è diverso rispetto al modo in cui arrivi sul barese.
dove sul Varese forse ci può arrivare facilmente mediante associazioni di categoria, sull'Eccese mediante associazioni di categoria non ci arriverai mai, non ci arriverai, perché sono eccessivamente frazionati. Questo sto sparando, quindi questo significa che devi definire canali diversi per raggiungerli e poi stabilire di conseguenza che tipo di relazione avere. A quel punto lì, una volta che hai definito cosa vuoi proporre, a chi, con quali canali e con che tipo di relazione devi avere, definisci poi quello che si chiama il tuo revenue stream, cioè a quel punto lì definisci il tuo pricing. Il pricing è il modo in cui vuoi che i soldi affluiscano. Fatto ciò, poi vedi quali risorse hai, di quali strumenti hai bisogno, di quali processi hai bisogno, per far sì, perché bisogna stare lì, prendere un prodotto, farlo avvenire e poi portarlo dall'altra parte, quindi essere sicuro di avere che i tuoi processi, a questo punto non so, è una cosa nuova, quindi se hai detto i processi aziendali devono essere imparati, entrati a costo zero, non c'è da fare nulla, no, non c'è da fare nulla, però la domanda è quella delle porte, le risorse chiare sono le stesse, vanno bene così, oppure è un nuovo prodotto e c'è bisogno che le vostre persone acquisiscano competenze per fare la manutenzione su quel colore lì, domanda, le porte, si vanno davanti. A quel punto i vostri partner, quindi possono esterne, poi possono essere esempio chi vi fornisce il nuovo prodotto. E a punto lì poi definisci tutto dopo sul tuo dei costi. Guardi al tutto e ti dirà lì, se c'è guadagno la mano, guadagno prima, il guadagno rispetto al percorso che intendi fare. Però è importante che tutti i tasselli ce li chiari, perché ti posso dire, guarda bottom line, ok, bottom line, cioè l'ultima linea, bene. Però se tutti i tasselli non ce li chiari, tutto ciò che hai definito prima è definito in modo sbagliato o approssimato. L'importante è che tu hai tutti i tasselli del tuo business 20 anni in vista. C'è una metodologia che fa questa roba qua, molto bene, però non c'è tempo di farlo vedere. Altre domande? Dai, lascia che si. Guarda, ti senti spaccare il mondo, l'ho comandata? Dai, un po' di sensazione, raccomandata. Va bene? Adesso anche voi che sto suggestionando adesso, siamo in coma. Bene, ok. Ma uscire da questo incontro avendo dei dubbi è importante, se uno esce da questa stanza tranquillo, significa che io non sono stato efficace. Se uno esce da questa stanza tranquillo, significa che io non sono stato efficace. E c'è una risposta buona per me. Quando ci devo pensare, c'è una risposta buona per me.